Beato l'uomo che è sempre timoroso, ma chi indurisce il suo cuore cadrà nella sfortuna. Il successo è considerato da molti come parte della felicità, ma il successo può essere misurato? Analizziamo questo problema dal punto di vista di due uomini di affare. Uno crede di esserci riuscito perché pensava di vendere qualcosa per un valore di 100.000 euro e l'ha venduto per 110.000. Un altro invece ha venduto per 500.000 e sente che ha fallito perché voleva raggiungere 1 milione. Che cos'è il successo per te? È possibile definirlo in qualche modo? Se le cose non sono andate come tu volevi, sei una persona felice? Se vai per strada per trovare una definizione di successo, probabilmente otterrai opinioni diverse. È difficile definirlo e raggiungerlo? Il proverbio di oggi dice: beato l'uomo che è sempre timoroso. La caratteristica di un uomo felice, secondo il testo di oggi, non è necessariamente il successo, se non la perseveranza. L'intermittenza distrugge la vita. Avete notato che l'intermittenza è un sintomo di una lampada che si sta avvicinando alla fine della sua vita utile? L'essere umano è intermittente di natura. Un giorno va bene e il giorno dopo si sente male. Un giorno ti svegli pieno di ottimismo e con la volontà di conquistare il mondo, e il giorno dopo le nubi scure del pessimismo sembrano avvolgerti completamente. Così vanno le cose in questa vita. Cambiano, sono volubili e fugaci. Con Dio invece è tutto diverso perché è eterno. Per questo il consiglio del salmista è essere costante nel timore di Dio. Temete Dio nel contesto biblico è tenerlo sempre a mente, non dimenticarlo. Essere consapevoli del fatto che Dio è dalla tua parte. È chiaro che se Dio è permanente ed eterno, la persona che lo cerca ogni giorno sarà costante. Il tuo percorso sarà una crescita permanente e anche le delusioni, i dolori, le difficoltà della vita saranno strumenti che ti aiuteranno in questo continuo processo per andare avanti. Come vanno le cose oggi? Il sole splende in tutta la sua intensità? O ci sono nuvole oscure che ti spaventano? Hai bisogno di forza per continuare la lotta iniziata? Cerca Gesù prima di partire per le attività di oggi. Il tuo Dio è eterno, è la rocca dei secoli, non cambia, rimane per sempre. Parti con le tue attività con Lui e avrai un giorno felice, perché è beato l'uomo che è sempre timoroso. Ma chi indurisce il suo cuore cadrà nella sfortuna. Buona giornata.